il momento del grande manager, l'uomo con gli affari nel sangue ma non nel cervello, spregiudicato, aggressivo, non ama le interviste perché non capisce le domande. Signore e signori, sta per fare il suo ingresso, sempre che non inciampi nei gradini, il vate della nuova imprenditoria, lui in persona, Carlo Pravettoni. Grazie. Italiani e italiane, l'Italia, la nostra bella Italia, sta vivendo un momento difficile, di fronte al quale è necessario che ciascuno faccia la sua parte. Ebbene, noi top manager della finanza e dell'imprenditoria prendiamo atto della grave crisi economica che investe il paese. Voi cittadini la pagate sulla vostra pelle. Tiè! Evviva! Poche macchiate parole! Grazie. In questo mio delicato compito, modestamente parlando, mi avvalgo di una qualificatissima equipe di esperti nelle persone del mago Telma, Topo Gigio, Pupo, Ezechiele Lupo e l'incredibile Hulk. Sì. L'incredibile Hulk come consulente finanziario è una vera forza della natura. Peccato che sia sempre al verde. Una battutina! Scusatemi questa debolezza. Devo dire che anche Topo Gigio non è male, come collaboratore. Sì, Topo Gigio come collaboratore non è male. Quell'allegro puttaniere di Topo Gigio fa il suo. È un po' fissato, e si sa, diciamocelo, a Topo Gigio gli piace un po' troppo la topa, ecco. Però il suo lo fa. Ebbene, in Italia, amici, in Italia c'è molto, molto da fare, a cominciare dalla scuola. La scuola italiana è vecchia. Bisogna rinnovare la scuola italiana. Ci sono nella nostra scuola delle materie che vanno abolite. Quali? L'italiano, per esempio. Scusate, a che cosa serve l'italiano? Siamo italiani, è chiaro che lo parliamo, ci mancherebbe altro. Un piccolo bambino italiano, va bene, prima ancora di andare a scuola, le parole chiave che gli servono per vivere già le conosce bene. Quando mi sa dire mamma catetta culo, cos'altro vuoi dalla vita? Altro che italiano, no! Servono altre materie, nuove materie di studio, atte a formare la nuova classe dirigente che so io. Un'ora di bancarotta fraudolenta. Senti come suona bene? Un'ora di falso in bilancio. Queste sono le vere nuove materie. Un bel seminario di appalti truccati, di corruzione, di riciclaggio di denaro sporco. E credetemi, gli insegnanti esperti in queste materie qui in Italia non ci mancano di certo. No! Bene. E dai giovani, amici, passiamo ai non più giovani. Gli anziani, fatemi dire qualcosa a proposito dei nostri poveri vecchi, e lo voglio dire con cuore di padre. Gli anziani, dobbiamo fare qualcosa per aiutarli, subito, al più presto, dobbiamo debellare una volta per tutte la piaga sociale della terza età. Gli anziani, questi per di giorno mangia ufo a tradimento, devono capire che questo non è il paese di Bengodi. No, ebbene, niente paura. Per voi anziani stiamo varando il progetto capolinea. Slogan dell'operazione: porta il nonno a rottamare, ovvero fondi l'anziano fuso. Evviva! Yeah! Bene. Amici, amici che ci guardate da casa, gentile pubblico, il mio impegno di guru, si può dire guru in televisione? Sì. Dell'imprenditoria non mi impedisce di assumere le mie responsabilità come cittadino. È per questo che ho deciso di candidarmi sindaco per la bella città di Roma. La mia Roma. Roma con le sue case. Per forza. Roma, siamo sicuri di essere a Roma, vero? No.
sbagliare città è brutto poi, vero? Per Roma mi confermano, Roma con i suoi marciapiedi, ci saranno pure marciapiedi, Roma con le sue montagne eternamente innevate, non ci sono? Ebbene, io ce ne porterò per Roma, amici, grazie, il caffè è pagato, senza zucchero, per risparmiare, ebbene, per Roma, amici, io ho un sogno nel cassetto. Sì. I have a dream. Pronunciato bene? Yes, we can. Let's spend the night together. Satisfaccio. Oh, oh. Improvvisazione, grazie. Yeah! Un sogno, amici, che presto diventerà realtà. Diciamocelo, il Tevere ha rotto i coglioni. È lì da anni! A che serve? Eh no, voi ben lo sapete, d'estate è in secca, puzza e porta le zanzare, d'inverno c'è troppa acqua e ogni volta si rischia l'esondazione e basta! Sto lavorando a un ambizioso progetto che prevede il prosciugamento del fiume Tevere, dalla sorgente alla foce, per interrarlo e asfaltarlo tutto ben benino come Dio comanda e farci sopra una bella autostrada a 6 corsie, secondo un progetto antico a cui sto lavorando da sempre, con convinzione, con determinazione e direi anche con pervicacia, se solo sapessi cosa cazzo vuol dire. C'è scritto qua. Pervicacia. Bene, amici, per concludere ancora una cosa, come vostro futuro sindaco di Roma, siete contenti, vero? Grazie. La mia parola d'ordine sarà gestire la città come un'azienda. Quindi come primo atto ho intenzione di acquistare in blocco la città di Roma e intestarla a mia moglie, così risparmio un po' di tasse. In seguito farò trasferire Roma all'estero in un bel paradiso fiscale e sono felice di annunciare a tutti voi che presto Roma sarà la prima città italiana battente bandiera panamense. Maracaibo! Evviva Roma! Cercando Bravettoni! Morata! Bravettoni! Bravettoni! Grazie! Grazie! Da che parte esco? Bravettoni!